Eccoci. Eccoci qui. Ciao David, di nuovo. Ciao, ciao Silvia. Non ci siamo salutati prima. Uno degli appuntamenti più attesi. È una festa e sarà una festa all'insegna delle grandi artiste italiane. E io sono molto contenta di questo. Allora, me lo sono segnato perché è un elenco lunghissimo. 112 lavori tra album, LP e raccolte. Oltre 55 milioni di dischi venduti. 8 partecipazioni al Festival di Sanremo. Ha collaborato con i più grandi, da Dario Fo a Gino Paoli. Quest'anno per lei è stato creato appositamente il premio Tenco Speciale. Simpatica, irriverente, poliedrica, da lei non sai mai cosa aspettarti. È collegata con noi perché purtroppo per un imprevisto non è potuta essere qui, Ornella Vanoni. E anche lei la vediamo a testa in giù, come prima, buonasera. Salve, 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 salve. Il tempo che la regia corregga. Abbiamo visto accanto, anche se capovolta, intervistarla sempre dallo studio di Milano, la responsabile di FQ Magazine, Claudia Rossi. E le facciamo un applauso. Ciao, anche se non la vediamo subito. Eccola. Ciao a tutti. Ciao. Adesso tornerete. E allora, invece, qui sul palco con noi, il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. Eccola. E intanto sono tornate, quindi noi ci vediamo dopo. A tra pochissimo. Non mi sono voluto buonasera, imbucare. Marco. Buonasera a voi. Volevo raccontare buonasera, brevemente... Marco. Buonasera Ornella. No, io sono andato alla presentazione di un documentario, un film documentario che ha come protagonista Ornella quest'inverno, e lei ha detto mi devi fare un'intervista. Io ho detto benissimo, la facciamo per il Fatto. No, in televisione, ma io non ho un programma di interviste in televisione. Ho detto l'unico modo per intervistarti è la festa del Fatto. Allora lei ha aderito, poi l'altro giorno mi ha telefonato dicendo sono incazzata nera, ho 38 di febbre e quindi non posso venire. Allora l'abbiamo convinta, anzi non c'è stato bisogno di convincerla a collegarsi con noi perché non voleva mancare, quindi noi rinviamo questo appuntamento in carne ed ossa de visu alla nostra festa dell'anno prossimo, quando starai benissimo e quindi potrai finalmente venire di persona. O forse sarò morta. Ma dai, sono morta l'anno prossimo. Ma no. Questo vale per tutti noi, potremmo essere anche noi tutti morti. È vero. Allora, devo dirti una cosa, mio figlio l'altro giorno mi ha fatto morire dal ridere. Mi ha detto, ma non prendertela per tutte le cose orribili che stanno succedendo. Tanto muori tra poco. Ma eccola là. Cosa te ne frega? Eccola là. La gentilezza di un figlio. Claudia, Marco. Prima domanda, vai tu. Prima domanda, io vorrei... Iniziamo dalla musica, Ornella. Certo. Io quest'anno sono abbastanza, come dire, contrariata, perché abbiamo i soliti tantissimi tormentoni, ma non abbiamo neanche un tormentone chic, un tormentone di classe. Ora tu mi dirai, sono due parole che non vanno d'accordo. In genere no, in genere dipende chi le scrive. Ma tu ce l'hai fatta con Toy Boy, con... Allora, io sono andata a questa trasmissione, no, che si chiama, non mi ricordo più come si chiama, e... Sullo schermo c'erano questi due ragazzi che dicevano tu sei magnifica, noi per tre faremo qualunque cosa. I tuoi schiavi. Quello è, i tuoi schiavi, delle robe. Vabbè, io torno a casa e me li dimentico anche. Mi chiama Guadagnino, che è un amico anche, e mi dice senti, ci sono qui i due ragazzi che sono siciliani. Che anche sono loro, con la pesce di Martino. Con la pesce di Martino. Vieni a cena, vado, e lui dice, perché non fate una roba insieme? Noi tre andiamo, scriviamo il pezzo, il fuoco si è spento, non è più un argomento. Così. E Guadagnino ci fa il video. Il video. Allora, Marco, qui c'è un unicum, perché di solito i tormentoni, ma non solo, nella discografia di oggi, vengono confezionati da un gruppo di autori, vengono portati a chi poi... sceglierà, dirà di sì o di no, se cantarli o meno. C'è. Qui c'è invece Ornella che praticamente ha fatto tutto lei. Non è che ha aspettato gli autori, no. Non è che ha aspettato... preso Guadagnino, fatto il video. Allora, quando ce lo regali un altro tormentone, che cosa stai progettando? Poi parliamo anche di Unica, Però... Oh, sto progettando, in realtà adesso non faccio con Toy Boy. Non fai Toy Boy? Toy Boy. ma faccio una tournée. Faccio una tournée, date abbastanza riposanti, nel senso
tra una serata e l'altra, e ho un quintetto di donne, tutte donne, bravissime musiciste. Ma che meraviglia! E ho avuto questa idea, mi ha aiutato Paolo Fresu, che è un caro amico. Che ti aiuta, che è con te. Paolo è un uomo fantastico. Da tanto, Paolo. Fa tanto ed è un uomo fantastico. È un uomo fantastico. È una persona fantastica. È un musicista fantastico. Tu ti sei innamorata subito quando... Ma io l'ho scoperto per prima, credo, nel mondo della musica, perché sono andata... Io cercavo Chet Baker perché ho fatto un disco in America con tutti i jazzisti, George Benson, Ron Carter, Gil Evans... Che meraviglia! Herbie Hancock, sulle ginocchia mi sono seduta di lei. E mi mancava Chet, mi è sempre mancato Chet. E quando ho sentito la tromba di Paolo ho capito che mi ha preso il cuore. Subito, che meraviglia. Marco, io starei ad ascoltare ore. Ma cambiando discorso, Ornella, corre voce che l'Italia avrà finalmente tra pochi giorni il privilegio di avere un presidente del Consiglio donna. E quel presidente del Consiglio donna potrebbe essere Giorgia Meloni. La cosa ti riempie di gioia? Potrebbe. Ce n'è un'altra? Ce n'è un'altra oltre a Meloni? No, un'altra donna? Allora, al momento non se ne parla. Se fosse quella... Allora, la sinistra che doveva portare una delle donne non l'ha portata. Ma la sinistra non ha portato niente a questo punto. Ecco. Però gli sparerei alla sinistra io, però... Questo è la Meloni, è già una cosa, devo dire, una cosa importante che una donna prenda, mi sembra preparata, però in effetti ha forse un programma, non è molto per le donne come le donne oggi pensano, cioè la libertà di essere se stesse, cioè non sposarsi, fare, ecco, c'è una cosa grave secondo me nelle donne oggi. Molte sento dire farò un figlio da sola, questo non è bello, già c'è una grande spaccatura tra uomini e donne, vedo tante donne belle, giovani, sole, oppure con amori che non funzionano, è difficile oggi il rapporto uomo-donna proprio perché la donna, sappiamo, si esprime e prima gli uomini non sanno rinunciare ai loro antichi privilegi, sono padrone. No? Ma ci riusciranno mai? Ci riusciranno mai? È una cosa di questo tempo? Ma forse i giovani sì, i ragazzi sì, sì, sì. Mio nipote cucina, la fidanzata lavora, lavorano tutti e due, cioè sono diversi i ragazzi, sono diversi. E questo è un grande... Dobbiamo aspettare un paio di generazioni per tornare in sincrono. Senti Ornella, siamo di nuovo... E poi sono sopravvissuta. Siamo io e Paoli, gli altri sono morti tutti. Ma scusa, non vuoi mai parlare di Paoli e poi tiri fuori Paoli? No, ho detto io non voglio parlare dell'amore con Paoli, ho detto Paoli. Io ho visto un sacco di interviste. E io siamo sopravvissuti. Ma vi volete bene, e vi volete bene. Molto. Molto bene. La smetto, non parlo più di Paolo. Senti, a proposito di sopravvivenza, noi siamo di nuovo in guerra. Non credo che tu ti saresti aspettata di ritrovarti in guerra, ma tu hai avuto, forse possiamo dirlo, il privilegio, perché è comunque un'esperienza, di vivere la guerra mondiale. Non si muore di freddo. Noi non viviamo, non moriremo di freddo, perché durante la guerra... eravamo sfollati a Varese, mio padre ha avuto questa intuizione geniale, che poi bombardavano sempre perché c'era l'unica fabbrica della Macchi, bombardavano sempre. Dormivamo al freddo vestiti, con le scarpe e il cappotto vicini, suonava l'allarme, scappavamo verso i campi, che allora erano abbastanza vicini alla nostra casa. E mio padre si buttava sul mio corpo per proteggermi, sicuramente dagli spezzoni e non dalle bombe. Certo. Poi ci hanno sparato in casa perché avevamo un cugino partigiano. Poi avevo, siccome la matematica ancora adesso non la so, uno, due, tre, conto così, avevo una maestra di un giovane che mi insegnava, che provava a insegnarmi le tabelline, e un giorno le ho detto ci vediamo domani, lei mi ha detto non credo, era ebrea, è sparita. Beh,
Io... Comunque non si muore di freddo, ci si copre di più. Tu ti stai riferendo alle misure che sentiamo, cioè, vediamo, leggiamo sui social, poi parleremo anche del tuo rapporto con Twitter, perché non twitti più e questa cosa mi ha lasciato orfana. Non twitti più? Io tu... non twitto? È un po' che non ti vedi che non twitto, sto parlando con la mia assistente. È un po' che non ti vedo. Io non twitto. Però dici perché non moriremo di freddo. Perché se non sono morta io non moriremo neanche ecco, adesso. Ecco, quindi... siamo tornati vivi da Varese, ecco. Assolutamente, sei tornata a Milano e poi da lì è iniziato. Cioè, bisognerà comprarsi degli stivali con un po' di pelo, perché i piedi freddi, lo sai, sono una cosa... Lo so, e poi 4-5 maglioni, sotto forse una tuta di quelle da sci che impediscono... Insomma, ci si organizza. Marco, i consigli di Ornella per... Calze di lana. Affrontare la crisi energetica. Come sei abbronzato, Marco? Come hai sei visto? Abbronzato? Hai visto? No, che mi sembravano... Detto da una bella donna come te è un grande onore. No, dicevo, i tuoi consigli mi sembrano un po' più sensati del piano Cingolani, quindi insomma io... Ti darei, ma io l'ho vissuto, ti darei non so un ruolo al ministero. La tua certo. Transizione mi sembra un po' più transizione di quella dei migliori. Ma io senti, posso dare dei consigli. Ah, non avevamo l'acqua calda. Allora fai bollire l'acqua con la pentola, poi te la tirano addosso. Poi, insomma, era complicato. Avevamo un tinello con una stufa e lì stavamo al caldo, soltanto lì. Mia madre isterica perché doveva fare la pasta. Tua madre era un tipetto. Mia madre era nevrascenica. Ecco. Marco, scusa, ti abbiamo interrotto. Ti ho interrotto. No, nessuna interruzione. Ornella, tu ovviamente hai lavorato, duettato, interpretato moltissimi tuoi colleghi, quelli che, a parte Paoli, hai appena detto, non ci sono più. Sì, ma appena Paoli scrive un pezzo io lo so già, prima, cioè è strano. Che cosa sai di Paoli? Intuisco già il pezzo, come sarà, non so, ma è come se l'avessi già uguali. Sentito. No, non è quello, no. Ah, no. E mi innamorerai e ti innamorerò, tu con la tua allegria, io con la mia malinconia. E meno male che eri malata. Geniale. Ma è tornata. No, perché dici che Lucio Dalla era bello? Tutto si può dire di Lucio perché Dalla. Perché quando una persona ha così tanto talento, sparisce, diventa bello, per forza. L'intelligenza e il talento sono così rari. Quando sono veri come quelle, cioè chi canta come Lucio? Nessuno ha una vocalità così. Chi suona come Lucio? Chi scrive le canzoni più spudorate? Chi ha scritto purtroppo le canzoni più spudorate e le più tristi, veramente tristi, laceranti, proprio perché era brutto forse. Ma quando io l'ho conosciuto ho capito subito che era un genio. E anche Paoli l'ha scoperto purtroppo d'altra parte è così che va la vita e niente, gli ho detto Lucio se continui a scherzare guarda che carriera non la fai su. E lui ha detto l'ho sentita vera e sincera, poi siamo stati sempre amici con Lucio, sempre. Io andavo sempre a Bologna, ero pazza di Bologna, adesso un po' meno perché Lucio non c'è più. Però lui diceva le altre belle si voltavano dall'altra parte per non guardarmi. Ma che meraviglia. Adesso poi dopo tutte cantavano i suoi pezzi, però bisogna accogliere una persona così com'è, subito. Non perché è brutto o bello. Se ha talento è bello. E che talento. E se è intelligente. Io amo solo le persone intelligenti, quindi anche te Travaglio mi sembri molto intelligente. Perché ma è le solo sembri. Un'impressione perché non mi conosci bene. Sì, no, ti conosco. Senti, qual è la canzone di Lucio che ami ascoltare? Sono talmente tante, non saprei dire la più bella qual è. Mentre parlavi sono andata con la testa dal Cucciolo Alfredo a Ciao, mi viene in mente... Ma quell'allegria non è straziante. Straziante. Okay.
Straziante. Io che ho cercato dalla vita una roba straziante. Adesso parliamo anche di Unica e di un'altra bellissima canzone che è Un sorriso dietro al pianto. Sorriso dietro io vorrei al pianto sapere anche lì. Tu sei intervenuta, perché non è che lasci che le canzoni ti piovano addosso, ci sei te. No, è Gabbani. Gabbani, Gabbani. Certo, sicuramente. E poi ci ha messo le mani Pacifico. Pacifico. E qualche cosa anch'io. Mm. Ma Pacifico è l'ultimo poeta, diciamo, musicale. Tu sei spesso con lui, come io amo, come molta autore. Stima di Pacifico, è molto bravo. Scrive molto per te bravo. Nella maniera in cui vuoi. Io trovo bravissimi lui e Samuele Bersani, che è un po' lento. Però Samuele è l'ultimo cantautore. Collaborava anche con Lucio Dalla, tra l'altro, Samuele. Sì, Bersani. Sì, certo. Quindi, insomma. No, soprattutto Ron ha sempre collaborato con Lucio. Sì. Marco. Marco, che mi vuoi dire? Dove sei stato in vacanza? Ho fatto delle vacanze un po' ridotte perché mi sono fatto male a una spalla, quindi avevo il tutore. Ho fatto tutto agosto con il tutore, quindi le ho fatte qua vicino, vicino Gaeta. Dove c'è un bellissimo sai dove mare. Ti ho visto, una volta ti ho visto, era Natale, mi pare, e tu eri in Umbria. Ah, possibile, sì, sì, possibile. E avevi una faccia così buona quella sera. Possibile. Ma buona, non avevi questo sorriso, il tuo tipico. Forse non ero io. Io so, tu no. Forse non ero io. Ecco. Il sorriso io so, tu no. Il io sorriso so, del direttore no. Travaglio. Travaglio. Tu non sei simpatico, per questo mi piace. Per questo mi piace. Perché sei intelligente. Lo so che lo sei. Basta. Lo sento. Senti, le tue colleghe rivali. Le tue colleghe rivali. Mina, non Milva. Non ho mai avuto rivali, ma no. Che rapporto... Eravamo così diverse. Che era Mina che è scomparsa, rapporto. Non si è più fatta vedere. Tu hai capito, cioè tu saresti riuscita a scomparire come è riuscita Mina? Hai capito quella scelta che poi fece anche Battisti, eccetera? Ne hai parlato Battisti con lei? Battisti era un'altra cosa. Battisti era andato, non aveva voglia di apparire, mentre Mina è apparsa lungamente, però... Lei credo che abbia avuto un problema di tasse in Italia, poi è andata in Svizzera, ha messo a posto, però è rimasta in Svizzera e ha avuto questa idea di sparire, ma di fare dischi che ha fatto per anni, soprattutto le copertine straordinarie. Eh no? Sì. Ma non siamo mai state nemiche, anzi amiche. Dice. Ma anche dentro, ma voglio dire, le copertine ecco. Erano fortissime, fortissime. Ti ricordi quella poi Mr. Muscolo e le cose così? Ma non siete come mai sei state cattive? Perché sei cattive? Vabbè, non eravamo amiche, no, non io siamo sono mai un fan state di Mina, rivali, quindi... Ma vi sentite con Mina? E adesso vi sentite? Ma adesso non la sento più, però a Milano così ci siamo sempre frequentate tanto. Quindi io sempre dicevo, se non sarò la prima, sarò la seconda. Ma comunque, Mina ha una voce tutta fuori e una voce tutta in dentro. Sono due cose diverse, abbiamo due modi diversi di esprimerci. E oggi chi senti del tuo mondo, colleghe, insomma? Ma sento tutte, sento sì? tutte. Prima mi dicevi... Sento anche i rapper. Io ecco. sono amica di Marrakesh, sono amica di Marrakesh, scusa. Sono amica di Elodie, sono amica di quella... Insomma, mi piacciono questi qua. Ma questo ti dà... Quelli bravi, però. Beh, mi piace certo. Marrakesh perché Marrakesh è straordinario. Insomma, premio Tenco è un album ha fatto bene darglielo. Hanno fatto molto bene. Perché sono i nuovi poeti, lui. Molto bene. Anzi, diciamolo al nostro pubblico, il disco di Marrakesh è un gran disco, perché uno magari sente la parola rap e si spaventa. No, ma lui è non proprio rap. Esatto, lui, c'è qualcosa lui di ha più. Lui ha dei testi, quindi lì non è rap. Sì. Lì è... C'è qualcosa di più, ci sono degli arrangiamenti veramente fatti come si deve. No, è bravissimo. Insomma, le tracce sono tutte difatti, così. Difatti ha cantato anche nella canzone con Vasco. Cioè, sì, quindi una collaborazione con Marrakesh non si esclude, Ornella? Ma nella vita non si esclude niente, però sono due anni che ci conosciamo. Vabbè, potrebbe, come hai fatto con Guadagnino e i due Toy Boys, chissà che non arrivi una cosa bella, sarebbe... Devo dire, un successo annunciato, io lo dico, mi butto, mi lancio, secondo me... Invece una cosa punterei. Che mi rende molto fiera è il fatto che Venezia abbia scelto Senza Fine. Venezia ha scelto come sigla, diciamo. Sì.
Tu poi Venezia festival. L'anno scorso sì, avevi, sono, sì. avevi insomma, sono andato perché avevi il tuo ma comunque comunque è bello, no, che abbiano usato Senza Fine. Ma quando dici che tu una volta hai detto a Mara Venier, se non sbaglio, che rimpiangi di non aver fatto l'attrice. No, ma io ho fatto l'attrice. Lo so, appunto. E allora qual è la cosa che nel percorso cinematografico che vorresti ancora fare? Come inizio i concerti. Uh-huh. Io nei concerti, molti anni fa, adesso io parlo molto, sì. racconto. Per me è teatro. È vero, assolutamente sì. Se tra una canzone e l'altra uno racconta cose che ha pensato così... Quindi quando ti veniamo a vedere a teatro noi troviamo la musica, le canzoni, ma troviamo anche te che ci racconti. Certo. Ecco. Marco, ci andremo Ornella, a vedere Ornella. I cantanti di solito hanno delle canzoni che canterebbero anche tre volte al giorno e delle canzoni che si sono talmente stufati di cantare che quando gliele chiedono si incazzano. Io so che per esempio Ranieri quando gli chiedono Rose Rosse si innervosisce perché non ne può però più. Però se vai in Rai è quella che ti chiedono. Certo. A me ecco. L'appuntamento. A te l'appuntamento. Me lo chiedono sempre, l'appuntamento. E io mi chiedo sempre, qua incontro coppie che mi dicono ci siamo innamorati sull'appuntamento. Benissimo. Allora, non ascoltano il testo perché è una sfigata. Esattamente. Che sotto la pioggia che si va. Però il motivo è così che si innamorano. Vabbè, però non arriva nessuno, io dobbiamo dire. Va a casa, pezzi. Esatto, è distrutta, una donna distrutta. Me la chiedono tutti, io dico non ve la canto. Sì, per favore, appuntamento. Vabbè. Ecco, l'appuntamento. Non gliela dobbiamo chiedere. E invece il brano che quando te lo hanno proposto ti ha dato una sensazione che poi nessun altro brano di quelli che hai cantato ti ha dato. Cioè quella che proprio ti ha fatta impazzire. Sai, no, non posso dire che... Io mi sono anche... io ho amato moltissimo le canzoni che chiamo orfanelle, che sono quelle che non hanno quella forza popolare, ma sono a volte le canzoni che amo di più. Ma un titolo? Per esempio? Qualche titolo? Ma per esempio Per un'amica, per esempio... che ho scritto con Bardotti. Con Bardotti ho fatto cose straordinarie. Tante cose. Il più grande produttore che l'Italia abbia mai avuto. Qual è Per un'amica? Scusa la mia ignoranza. Qual è Per un'amica? Passeggiamo sulla spiaggia, che il bambino almeno gioca. Da dov'è che cominciamo? Dagli amori o dalla noia? Tuo marito se lo incontro, gran sorrisi, gran saluti. Ma la storia è finita, non ci siamo mai piaciuti. Cambia giri, cambia amori. Come un lupo senza tana, senza i tuoi capelli lunghi e la tua dolce sottana. Che meraviglia. Vedo che tu non hai bisogno del gobbo per ricordarti le parole delle tue canzoni. Ci sono molti tuoi colleghi che ai concerti se le dimenticano regolarmente e hanno bisogno del gobbo. Anch'io un gobbo. Però sai cos'è di terrificante? Se ti scappa l'occhio vai sotto in un disastro. Comunque... il gobbo serve a tutti, insomma. Qui né gobbo né autotune, niente, si va così, senza no, musica. No, il gobbo sì, l'autotune no. Ma per carità, ma che ah, c'è usare? Il Bluetooth adesso, per cui sono tutti intonati. Esatto, quello, esatto, tu che... cioè, guardate una che roba. Una prova contraria, no. Che privilegio, ragazzi. Però bisogna lavorare sulla così. Voce, eh. Cioè, bisogna cioè, lavorare. Bisogna quanto lavori sulla voce? No, io non lavoro affatto, io che canto... Però bisogna respirare usando la cassa toracica perché è qui che noi abbiamo il respiro. Non qui. Beh, insomma, che privilegio sentirla così da vicino. Voi non potete immaginare, ma allora arriverà una tournée. Sì, esatto, arriverà il momento quando ma vedrai potrete che andare. Quando arriva a Roma, lui verrà a sentirmi a Milano. Ma certo che verrà. Minimo. Non credo io se la invito, perderà. Tutti qua verranno a sentirti, se ci dici esatto. Dove, già ce la segniamo. Ma certo vi dico dove. Poi raccontiamo le date. E poi... mi interessa dirvi come, se no come faccio. Senti. E vedi, il rapporto col pubblico è una cosa meravigliosa, è una questione di passione. Se la passione ti abbandona non riesci più, ma se hai ancora la passione,
E io ce l'ho questa passione. A me ho fatto talmente fatica per la mia timidezza, la mia insicurezza per anni, che rinunciare a questa passione è impossibile. E meno male, Ornella. E meno male, fammelo dire. Perché vogliamo un'altra unica tra poco. Senti, Ornella, ci sarà. Ma ci sarà. Come si fa a essere contemporaneamente spudorati, perché tu sei spudoratissima, ma anche timidi, e tu sei timidissima, e posare per Playboy nel 1977? L'hai fatto per vincere la timidezza? Come ci sei riuscita? No, l'ho fatta, già cominciavo a essere un po' meno timida. Ecco, sì. E un po' più sicura di me. E poi Streller mi diceva sempre che ero molto intelligente, dicevo, se lo dice lui sarà vero. Poi l'ha detto Tognazzi in televisione, la donna più intelligente che ho conosciuto, grazie, io proprio... Beh, sei gentile, così accadrà. Sì, sono spudorata come tutti i timidi. Cioè, sei eccessivo perché sei timido. Colmi la timidezza. Anche Gassman era così, era timidissimo. Ma con quella faccia e quel fisico nessuno poteva crederlo. Anch'io avevo un aspetto. Se Laurietta Berti, che è un'amica, che io adoro quella donna, è molto simpatica, e dice che è timida, ci credono. Io, com'ero, io... No, non ci si crede. Non ci credevano. No. È snob, è stronza. Vabbè, è stronza. È snob. Ma no. Si muove poco, certo, perché è inutile smaneggiare. Vabbè, ragazzi, l'attitudine sul chi smanaccia sul palco, insomma, non è certo. Proprio, non ha proprio grande attitudine. Detto, un gesto basta in una canzone, direi, no? Che tutte cantano, poverini, non so, tirano su dal basso l'aria. E oggi c'è una tendenza a muoversi molto, forse sì, ma, per... Sì, non so, durante gli esami mi ricordo che faceva Giorgio, diceva, un ragazzo ha detto, le mani dove le metto? Le mani le mette dove le mette di solito. Esatto. Non ci pensi alle mani. È vero però che per uno che non è stato mai sul palco dice queste due robe, dove le metto? Sì, sì. Dove le metto? Sì. Però insomma è saper stare sul palco che tu hai sempre, ti sei accorta di avere subito dallo Beh, l'ha scoperto da Streller, dal piccolo. Al piccolo è nato tutto io lì. Io una cosa da inventare. Ti ha inventata lui? Mi ha inventata come donna e come... Io ero proprio una ragazza... È praticamente Pinocchio... Ecco. Ci crediamo, Marco, che è stata... Ero studiato sempre all'estero, a Londra, sono stata anni a Parigi e quando sono arrivata a Milano sapevo dove andare, sono andata alla scuola del piccolo. Io ho letto di una scena in cui lui ti veniva dietro con questa macchina che era tipo una torta. Era con la panna. Una marena con la panna e ti seguiva mentre tu Io eri... Io prendevo il tram 11 e lui con la macchina, siccome era timidissimo... poi mi andava via, no? Ah, non ti aspettava? Tu scendevi e non lo trovavi? Lo vedevo, cercavo. E quando si è dichiarato poi? Ah, alla fine del primo anno ha messo su gli ermetici, poeti ermetici. Uh-huh. E a me ero timida, non andava bene. Allora ho smontato tutto, ho fatto la casa di Marta Abba, dove io portavo via anche le quinte, eccessiva. E lì è nato, insomma... Mi ha dichiarato... L'amore. Lui mi ha odiata quando l'ho lasciato, mi ha veramente odiata. Ti ha odiata, è finita con l'odio con Streller? Da parte sua, sì. Sì. Mi ha stalkerato col telefono fisso per tanto Veramente? Tempo. Mm-hmm. Quindi proprio un amore, un'ossessione. E io l'ho richiamato solo quando sei innamorato di Andrea Johansson. Il grande amore, sì. Diciamo, insomma, oltre e Andrea a te. Johansson, senza togliere niente a nessuno. No, diciamo la verità. Ah. Marco. Senti, ma questa tua predilezione per gli uomini sposati e fedifraghi, perché Streller rientra, Paoli rientra... Da cosa dipende? Ti piacciono così o ti sono capitati così? No, Streller era separatissimo dalla moglie ormai, Rosita Lupi era separatissimo. Quando sono arrivata alla lezione di danza di Rosita Lupi, io non stavo ancora con Giorgio. Ah, mi no. ha guardata perché deve aver capito questa piacerà a mio marito. Sarà lei. Ah, mi hanno portato da Trieste, che c'è il museo Streller, una lettera di 4 pagine scritta a mano che lui ha scritto a mio padre. A tuo padre? Sì. Che cosa... Diceva che non hanno capito niente della mia fragilità, che non mi avevano insegnato niente e che
Lui era, non era ricco, ma che appena poteva, avesse potuto, mi avrebbe sposata, perché lui non era ricco, però poteva mantenere. E questa lettera ti è arrivata dopo, la fine della vostra storia? Adesso? Un anno fa. Ma che effetto, come è stato? Beh, mi ha colpito molto, devo immagino. Dire. Quindi lui l'ha scritta quando stavate insieme? Sì, sì. Vabbè, e tuo padre non ti aveva avvertito che Streller lo aveva cazziato via lettera? No, l'aveva non te l'aveva detto. No. Aveva ragione Streller a cazziarlo? In certo senso sì, ma io amavo mio padre, non ho mai accusato i miei di niente, è troppo facile dire colpa della mamma, colpa del papà. Tu ti sganci dal papà e dalla mamma, li ami, ma fai la tua strada, le mie scelte. Mio padre e mia madre erano disperati quando stavo con Streller. Disperati? Ah, per la borghesia era uno scandalo pazzesco. Incredibile. È stato, pazzesco. Mm. Ma quindi tu non sei, ecco, della scuola, le tue fragilità o i momenti difficili, colpa dei miei genitori, dipende no, da come sono cresciuta, no, o il carattere di quello, dell'altro. No, colpa dei genitori. No, no. Te la sei sempre vista tu con te stessa. Assolutamente. Ti conosci bene, Ornella? Con la sofferenza io mi sono conosciuta bene, non nella felicità, non ci si conosce. Nella felicità non ci si conosce, nel dolore che ci si conosce. E ci sei passata? Ci sono passata proprio, ho avuto delle depressioni io, che non ti sto a raccontare. Come ne sei uscita? E lavorando su di me e prendendo le pastiglie. Vabbè. Non c'è un altro percorso modo. Di cura, non c'è altro modo. Non c'è altro modo, gli psicofarmaci e non mollarli mai. Quindi, non c'è altro modo, lo diciamo perché insomma se ne inizia a parlare tanto, per fortuna, anche rispetto alle nuove generazioni. Ma le nuove generazioni sono un disastro. Un io disastro. Ho due amiche, psicologhe e psichiatra, una psichiatra, hanno ragazzi così che vogliono ammazzarsi. Purtroppo devono sì. tenerli in vita, insomma è un disastro. Purtroppo sì. Scusate. Ma di che? Vedi che sono ancora malata, travai. Lo fai apposta per perpetuare certo, questa finzione. Capito, senti, questi ragazzi, nessuno ne ha capito, ma ci sono ragazzi che non escono dalla stanza da 3 anni, 4. Sì, speriamo e chiediamo anche magari insomma che le istituzioni... Ma è un disastro, non ne parla nessuno. Lo so. La malattia mentale ormai è dilagante. È dilagante. È vero, grazie Ornella per averne parlato perché è molto importante, ti seguono tantissimo anche i ragazzi, lo sai perché sei inondata di messaggi ed è importante che ti sentano parlare di questo e anche dell'importanza di un percorso di cura. Adesso ho un'amica che è Benedetta Porcaroli, che è protagonista di questo film Amanda, no? Che ha fatto la Cavalli, che è stato molto giudicato bene dagli stranieri più che dagli italiani. Che come parla proprio accade. Di una ragazza che non esce mai dalla sua stanza. E quindi andiamolo a vedere, perché andatelo anche ragazzi è che utile ci seguite. Per i ragazzi, esatto, sì. Andate a vederlo. Direttore. Senti Ornella, invece... Hai dei figli, Travaglio? Tu? Due, un maschio e una femmina. Un buon papà. Alessandro ed Elisa. Perfetto. Io ho due nipoti che sono i miei amori. I tuoi amori. Ma no, tu hai mio anche nipote, un figlio. Poi, che mi ha detto... Sì, cioè, adoro mio figlio, però i figli sono diversi. Mio nipote un giorno mi ha detto una cosa incredibile. Vedi nonna, io lo so, io vorrei morire prima di te. Oh mamma. Perché solo l'idea che tu non ci sia più, per me è inconcepibile. Vabbè, ma che tenerezza. No, che meraviglia. Hai sempre avuto fiducia in me, mi hai sempre sostenuto. Che meraviglia, Ornella. Senti, ma a differenza della tua storia con Streller, che cominciò con gli inseguimenti di Streller, invece ho letto da qualche parte che Gino l'hai voluto contattare tu e l'hai voluto conoscere dopo aver sentito il cielo in una stanza. È vero o è una leggenda? Ah, vero. No, è vero. È vero. Eravamo da Rapetti, che era un editore, il papà di Mogol, e passa questo qua vestito tutto di nero e così. Anch'io ero vestita di nero, Rigwash. Allora, lui io ho detto, quello lì chi è? Perché quando passa un talento, io come una vibrazione. Lo senti. E mi dicono, ma è un frocio, perché allora si usava frocio. Ecco. Che scrive delle canzoni in merda. Benissimo, una presentazione proprio eccellente. Io sento quello là che suona malissimo, perché Paoli suona malissimo. Pure? È malissimo, non ho ancora imparato. E suona... Il cielo in una stanza, dico, a me mi pare molto bravo. E lui chiede, la rossa di là chi è? Guarda, una lesbica che
porta sfiga perché la cantante della mala. Vabbè. Un disastro. Allora, il giorno dopo, no, il giorno dopo vado alla Ricordi e lo trovo che strimpella sul piano. Sì. Cupo, come sempre. Vabbè, sì. E dice, gli dico, scrivi una canzone, per favore. Vado all'appuntamento, torno, lui mi dice, senti. Ed era la musica di Senza Fine. Ma cominciamo a frequentarci. Lui frocio, io lesbica. Certo, una presentazione proprio che trasudava amore. Io con i tacchi a spillo, sempre che gli correvo dietro, non c'avevo un soldo neanche per il taxi. Figo il taxi, perché il tram. No? E sempre con i tacchi a spillo, un mal di piedi così. Finché dopo mesi ci sediamo su un muretto sfatti, lui mi dice, ma tu sei lei? Io? Tu sei frocio? Io? Dice lui. Ma lascia che lo dicano, così scopo tutte le mogli degli altri. E da lì è nato il nostro amore. Vabbè, poteva non essere un grande amore, una storia nata con questi presupposti? Mi pare evidente che sarebbe stato un grande amore. Mi pare evidente. E poi, Senza Fine, ti ha presentato una canzonetta così, insomma. Eh sì, poi ci ha messo un po' 6 mesi a scrivere le parole. Ah, ci ha messo 6 mesi a scrivere? La musica no, le parole sì. Insomma, è una cosa laboriosa, però ne valsa la pena, dai, Ornella. Sì, in sì, tutti sì, i sensi proprio, direi. Ma siamo rimasti molto molto amici con Gino. Cioè bene, quindi con uno, con Streller molto è finita amici, così, molto amici. Invece con e che fa? Perché io non l'ho mai mollato in realtà. Nella realtà io sono molto amica di Paola, sua moglie, che è di Modena, Moshi. Moshai, allora lei l'ha trovato che aveva 16 anni, l'ha voluto, l'ha mai mollato. Ecco, è sempre, se lì è ancora. E lì è ancora, e grazie a Dio perché... È la sua forza. È la sua forza. Gli uomini hanno sempre una donna, gli artisti soprattutto, che li sostiene. Così. Le donne, no. E questo la dice lunga, che sottoscrivo peraltro, no, e la dice lunga. No, no. Ma Ornella, ma cosa fa Gino? Scrive Paoli? In questo momento? In questo momento Gino ha smesso di fumare tanto e dorme come un pazzo. E basta. Dorme. Ecco, adesso benissimo, dorme. Una vita da gatto direi. Da gatto? Lui è un gatto. È un gatto, sì. C'ha gli occhi, come sai l'uva bianca, quando la tagli a metà che c'ha la pupilla così? Un po' vitrea. E c'ha gli occhi così. Ecco, da gatto, da gli gatto. Occhi da gatto. Gialli. Direttore. No, senti, grigiolini. Giallo, tra l'altro. Domenica viene qua su è questo colore, palco. È il colore di Ornella. Domenica viene qua su questo palco Virginia Raffaele, infatti il mio sogno era quello di farvi incontrare, anche se non è la prima volta, lo avete già fatto in televisione. Tu hai detto che ti diverti molto a vedere l'imitazione che fa di te, anche se ti fa come una, una mangiatrice di uomini impenitenti. Ma di fatto sono andata a Sanremo in quel blitz che ho fatto, inavvertiti, non era previsto. Ero a casa, mi rompevo le balle, chiamo Virginia e dico... Io chiedo agli autori se mi danno 5 minuti, così ora. Arrivo lì, mi metto il vestito dell'anno prima e dico, visto che tu mi tratti come una rimbambita, allora metto il vestito di ieri. Dell'anno prima. Era uguale, no? In più mi fai passare per una maniaca sessuale che chiedo anche ai pompieri. Io ho fatto l'amore con la sua carta, dico, un attimo, no? Recedi, vai via, dice, mi ha rovinato la vita. Così vi vai siete via, incontrati a Sanremo. Vai via. Momento cult, devo dire. Momento cult. Momento ma cult. Tu hai imparato a fare l'imitazione della tua imitazione. Certo. Eh beh, faccela Ornella, che ti prego. Com'è? Dai. Ma sono, come fa Virginia? Come fa Virginia. Allora, sto facendo parti bravo. Questi fatti bravo. Sono andato col cammello nel deserto e poi il cammello si è sdraiato e io mi sono appoggiata con la testa sulla pancia, dico ma che puzza d'odore, che orrore. Ah, come mi manca quella puzza. Ma vabbè dai ragazzi, ma questo cioè, è fatti bravo. Fantastica perché fatti sì, è vero, faccio ma la meglio tua lei bravo. Non la so fare la mia tanto bene. Vabbè, però fatti bravo, devo dire che cioè, è perfetta, ragazzi. Perfetta. Una donna da show, questo lo diciamo perché mi viene in mente la tournée e cioè, deve essere una roba meravigliosa perché starti accanto e sentirti, ascoltarti, che poi
canti anche, hai cantato anche qui per noi. Ragazzi, tanta roba, eh. Quindi ma poi... io vedo la Meloni ovunque. Tu anche tu con gli occhi azzurri, i capelli bianchi, stiamo biondi, stiamo ci vedi tutti biondi con gli occhi azzurri? Io vedo tutti biondi con gli occhi azzurri, è un inferno. Marco, tranquillizziamola. Ma no, ma sei una donna, certo che vince. Sei, non sei ancora una madre, forse? Sei una madre? Ma chi? Io? Io? No. Tu? Lei? No, allora io vedi, no. Sei solo una donna, ma non sei... No, parlavo della Meloni sono che dice... Una sono madre, non sono e una neanche... santa, non portarmi nel bosco di sera. Ecco, ti ricordi che dicevamo prima, sono una donna, sono una madre, sono cattolica... Che... No, sono cristiana. Che quel discorso lì non insomma... Lo sai a memoria. Ci piaceva moltissimo. Deve pure avere uno slogan, la ragazza. Deve pure avere uno slogan, ecco. Madre, va bene... Poi? Donna, su questo non c'è dubbio. Cristiana, vabbè, all'appoggio della Chiesa, non lo so. Ma come dici tu, non è sposata, quindi come cristiana è peccato. È peccato, è peccatrice. Però è per la famiglia tradizionale, che è piuttosto bizzarra. È chiaro. Però sarebbe anche... Ti dirò che dopo il 68 la famiglia si è sfasciata completamente, no? Quindi anche i ragazzi non hanno... Se lavora la mamma, lavora il papà, arrivano a casa stanchi, no? E in più non entri nel mondo di tuo figlio, perché tuo figlio è il suo mondo, è lì dentro quella scatoletta che sono i social, che è la televisione, esatto. che è quella roba lì. Che rapporto hai? Il cinema ti piace tanto, ne hai fatto tanto, insomma, quindi lo conosci bene. E dacci un consiglio, l'ultimo film che ti sei vista a casa o una serie TV che hai detto beh, questo effettivamente mi è molto piaciuto, lo consiglierei. Le fatte ignoranti. Mi piace molto Obsetek, è una persona squisita. Piace tu molto. Ovviamente lo conosci. L'ho conosciuto a Napoli, stavo mangiando una mozzarella, chiamando al telefono come sempre. Si presenta il suo signore come non vede che sto mangiando la mozzarella, cosa rompe con me. E mi dice, ma io sono Obsetek, mi scusi tanto. Ecco, quindi anche qui un incontro rocambolesco, insomma, sì. un po' così è la tua vita, che poi diventano però magari amicizie, magari di collaborazioni. Difatti adesso ci sentiamo spessissimo. Ecco. Io rincorro le persone che mi piacciono, bisogna fare così. È vero, anche questo è un ottimo consiglio. Marco, chi vorresti non conoscere e non hai conosciuto? Ecco. Chi vorresti conoscere e non hai conosciuto e vorresti rincorrere? Sting. Lanciamo ho conosciuto un appello. David Bowie, ma non ho conosciuto Sting. Com'era David Bowie? Possiamo lanciare un appello che Sting è sempre qua in David giro. David Bowie in io l'ho conosciuto perché avevo già visto Elephant Man. Io andavo spessissimo a New York, avevo una casa. Quando ero ricca avevo una casa. Quando eri ricca. Lui ha fatto, voluto fare anche lui Elephant Man. Solo che il primo che la faceva era molto muscoloso. Se tu metti le luci in un certo modo, il muscolo diventa deformante. E quindi lui era magrolino, quindi non è riuscito. E poi mi ha detto, adesso non usciamo, perché le groupies, non c'erano le groupies. Ah, non c'erano? È rimasto malissimo. Però era una persona... Ma che brutta veramente figura! Veramente una persona meravigliosa. Sì. Che cavolo. Ragazzi, ma anche artista Sting, straordinario. Però gli inglesi a me... Ti piacciono? Condivido. C'è qualcosa che... Vabbè. C'è qualcosa di... Diverso. Grande musica e poi grande attitudine. Che gli ma vuoi perché dire dici quando ero grande ricca... Grande classe, non c'è... Perché dici perché quando ero ricca? Perché ti sei impoverita? Assistente. Che ti è successo? No. Perché io l'estate, invece di andare a lavorare, come tutti gli altri, mi occupavo delle vacanze. Poi ci siamo un po' perse, parlavamo con la mia assistente, nell'amore. L'amore mi ha portato via un sacco di tempo a me. Ma ne è valsa la pena? Ma comunque sono fatta così, cosa devo fare? D'estate io andavo in vacanza, ma guarda un po'. E così sei impoverita. Più povera. Ma di solito... Se lavori come un pazzo, Ma l'amore di solito... pagano gli uomini, no? Tu invece hai incontrato uomini che fanno pagare te? Ma tutti poveri io. Ah, ok. Ecco. Mantenuti. Perché un uomo ricco...
No, non ho mantenuto nessuno. Però l'uomo ricco, potente, vuole la sua donna vicina. E tu? La carriera non la fai. Non... E tu avevi altro da fare. A me interessava quello. Quindi rifuggivi quindi dagli sono uomini stata potenti. Sono stata corteggiata da uomini con aerei privati, cose così. Tipo? E io non neanche me ne accorgevo. Facci qualche nome? Ma non mi ricordo. Ma dai, ragazzi. Sì, sono domande che, insomma, via. Non si può, non si può. Di Sadruddin Khan, ecco. Ah! Chi? Insomma, un buon partito. C'entra l'Aga Khan. Fratello della il fratello dell'Aga Khan. Ah, direi okay. Un... signore abbastanza ricco. Penso di sì. A occhio. Ti potevi sistemare. Scelto uno svizzero. Sì. Ma non... potevo sistemare. Rimpianti? No. Guarda, a un certo punto basta. Basta rimpianti. Sì. Fare pensare cosa ne manca. Ho fatto talmente tanto che non mi ricordo. Un giorno cercavo una canzone napoletana che si chiama Aranci, e cerca. A un certo punto vede uno che mi ricorda qualcosa, ero io. Cioè, ho fatto talmente tanta roba, sono talmente... Io ho detto, ma l'ho già fatta quella canzone, cazzo. No, vabbè. È meravigliosa, ragazzi. Senti, io Marco, ti ho conosci... noi non sentiamo il pubblico, ma... Qui si stanno molto divertendo, comunque adesso si fanno anche sentire. Grazie, perché insomma Ornella, tu lo sai, il rapporto col pubblico per te è bellissimo. No, ma spiego perché non ci sono gli applausi, ma perché dato che siamo in collegamento, ogni volta che uno applaude perde qualche cosa che voi state nel frattempo dicendo e quindi stanno in religioso silenzio, pronti a esplodere alla fine, che però non è ancora arrivato. Senti, a proposito come di colleghi... Come quando si fa la musica classica, esatto. Si applaude solo alla fine. Esatto. E io ti ho conosciuta al telefono un giorno che ero a pranzo con Renato Zero e a un certo punto, non so se hai telefonato tu o ha telefonato lui, ho visto che avete una certa consuetudine. E l'anno scorso mi ha fatto sentire un brano che ha scritto per te. Sì. Mm-hmm. Ornella si nasce. Esatto. E vuoi continuare questa collaborazione con lui? Che rapporto avete? Ma io adoro Renato, mi è simpaticissimo. Mi è simpaticissimo Renato, sì, lo amo molto. Ma molto ti dà anche dei consigli medici, mi risulta. Ci diamo dei consigli. Mi date dei consigli medici? Un giorno medici. Mi ha detto, fai subito il... come si chiama? L'ecocardio. Sì. Scusa. Perché te l'ha detto così? Scusa, oh Madonna. Ragazzi, stavo poco bene. Bisogna dimostrarlo. È la controprova. Okay. Perché ti ha detto così Renato Zero? Fatti... Ma non lo so, ma ha detto bisogna sempre fare ecocardio. E tu l'hai fatto, ecco, perfetto. Stavo bene. Quindi è il tuo, un po' il tuo mentore medico, diciamo. Ma lui è bravo, si cura bene, si sa curare. Quindi da ottimi anche te. Bisogna curarsi. Beh, direi, a prendersi cura di sé. Io odio queste adesso mi dispiace dirlo, che si chiama long life, cioè vivere a lungo, ma vivere bene, no a lungo. A lungo no? Ma a lungo cosa fai a lungo? Che ne so, vivi. Per quanto tu viva bene, a 100 anni cosa cazzo fai? Non lo so. Scusa, ma quindi, dai. Quindi dici no ai 100 anni. Ma no. No ai 100 ma anni. Ma no. Vivere bene mi sta bene. Anzi, bene, perché sta bene. Bene. Non bene, bene. Che mi frega a me di vivere fino a 100 anni? Io voglio vivere bene finché vivo. Beh, ragazzi, non fa una piega, non ti posso contraddire, perché è così. Tutti che vogliono vivere in un mondo di vecchi e i giovani li mettiamo, dobbiamo morire a un certo punto. Vabbè. Esclusi presenti, si aggiunge in questi casi. Esclusi presenti, certo. Direi no, proprio di sì. Morirò prima. Te l'ho detto che mio figlio mi ha detto no? Cosa te ne frega dei problemi, delle un c'è il gatto. Tuo figlio ha senso di umorismo come te. Sì. Sarcastico. Come Travaglio. Quando ho detto Travaglio, guarda, che tra sarcasmo e ironia
c'è la stessa differenza che tra un sospiro e un rutto. Questo me l'ha detto Ugo Pratt. Ragazzi, è sublime, sublime. Senti, com'è stato il tuo lockdown? Alla prima parte stupenda. Dormivo, non dovevo lavorare, non avevo pensieri. Con la mia amica Panno, che è una bravissima pittrice, chiamavo e dicevo, cosa apriamo stasera? Un bianco, una falangina. Ah, che meraviglia, invitami, Ornella. No, ma era, c'era il lockdown, non ci va. Ah, è vero. Ah, quindi cosa apriamo a distanza? Cosa apriamo? Ok. Che cosa guardiamo in TV stasera? Vabbè. Quindi eravate insieme, ma lontane. Poi ho beccato però un Covid. Beccato un Covid terrificante. Brutto. Non mi ha preso i polmoni perché avevo fatto il vaccino per la polmonite bilaterale, che consiglio a tutti se non l'hanno fatto. Perché lì allora ti salvi i polmoni, ecco. Però per il resto è stato terrificante. Poi ti sei annoiata, immagino, dopo un po', perché... No, ma sono stata malissimo. Sei stata male? Molto male. Mi ha preso l'intestino, mi sono gonfiati gli linfonodi. Ma come mai? Ma come mai? Mi ha fatto la lastra, me lo dica lei, come mai? Pure al medico devi insegnare, devi dire... Ecco. Ma no, scusi, mi fa... Perché, non lo so, lo dico sono qua, qua mezza morta. Quindi, insomma, un lockdown in due, con due facce. Una sì, pesante. Pesante. Vabbè, poi è stato un po' sempre pesante. Cioè. Sì. D'altra parte... Ah, c'è un'altra roba che devo dire, Trava. Ma Trava, ti piace? Sì, bellissimo. Senti, Trava, ma molto volevo giovane. Dirti... Da molto giovane, sei giovane, noi giovani siamo molto giovani. Ho letto sul Corriere, uno si è svegliato una mattina e ha detto bambini vanno a scuola senza la mascherina con le finestre aperte. A novembre cosa dice? A novembre cosa dice, direttore? Ognuno dice una roba da solo. Ecco, allora, sì. I bambini a finestra aperta senza mascherina. A novembre col freddo cosa fanno? Cosa fanno? Beh, se non prendono il Covid, prendono la broncopolmonite. Noi arriviamo, gli italiani sono bravissimi a rifare le cose che durano poco. Esatto, pensare a breve termine. C'è un gran casino in questo paese e devo dire che sono molto dispiaciuto, ma certe volte mi dispiaccio di essere italiana in questo momento. Sì, eh? Sì, ecco. sì, veramente. Non mi piace il nostro paese, non... noi diciamo che i francesi sono antipatici, per carità. Sono presuntuosi, soprattutto i parigini. Ma quelli dicono, ma patrie. Noi no, il nostro paese. Non abbiamo amore per la nostra patria. Hai capito? Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Insomma, ci manca completamente questo amore per il nostro paese. Si vede, si sente, si capisce. Marco. Ornella, tu ci hai dato tempo fino alle 19.40 e sono le 19.39, quindi... Con la morte. Io vado a teatro adesso. Con la morte adesso va a teatro, cosa vai a come? Vedere? Come sei malata? Vado a vedere come si... ma io anche malata sono qui, poi vado anche a teatro. È anche vero. Allora, a vedere questo caso si chiama, me l'ha detto la sciamana, è un capolavoro assoluto, non bisogna perderlo. Bene, ma è l'ultima data mi ha detto, quindi tu te lo vedi l'ultima data e poi noi lo rivedremo. No, se l'ho fatto solo due giorni, hanno fatto. Ah, solo due ieri giorni? E oggi, lei l'ha visto ieri e mi riporta oggi. È un peccato salutare Ornella e lasciarla andare a teatro, noi, Marco. Noi fra poco invece avremo il concerto di Alice che canta Battiato, quindi anche noi ci trattiamo bravissima. Piuttosto bene. Molto bene. Ti chiedo un'ultima cosa, hai già deciso per chi votare, se voti? Puoi anche dire che hai deciso e non dire per chi voti, intendiamoci, come quello che ma dice non lo so, lei allora sì ce l'ho. Come tutti. No, ci stai ancora dico. Pensando? Sì. Ci stai ancora ma pensando? Ma il voto è misterioso. Ti ricordi Gaber quando diceva come siamo tutti più buoni, che bella matita, quasi quasi la me la porto via. Ho visto le schede, un casino a votare quest'anno, si capisce un cazzo. Vedrai le robe che dovranno buttare, perché è un casino. Devi fare una croce da una parte, però devi stare attento. Che
Insomma, io non so cosa per non sbagliare, per non sbagliare, se hai deciso per chi votare, barra il simbolo che vuoi e lascia perdere tutto il resto. Quando vedi il simbolo che vuoi votare, lo barri. Quello è il minimo sindacale. Tu hai un partito? No, io non ho un partito. Io so per chi votare, ma io non ho un partito. Non sono mai stato iscritto a nulla, nemmeno a nessuno. Agli scout. Però volevo no, neanche io agli scout. No. Però volevo dirti una cosa che adesso mi sfugge. Non so, ci sarà una io credo che molti giovani che non sono cretini andranno a votare. Ecco. Io spero che vadano tutti a votare poi. Sarebbe esatto, una gran bella cosa. Mio nipote ha detto vadano a votare. Molti adulti non vogliono andare a votare. Più giovani che adulti, vedi? È un dovere civile. Sono d'accordo. Se sono in gamba, sì, devono andare a votare i giovani, perché loro è il futuro. Assolutamente non sì. Non è mio, certo. Sì. Ragazzi che ci seguite, mi raccomando, che qui Ornella vi sta sciorinando dei consigli non da poco. Allora, noi ti salutiamo e se io non muoio ci vediamo l'anno prossimo, altrimenti tu vieni, certo. E ci sarà anch'io qualcun altro al posto mio. Ma è più probabile che muoia io. Non dire così, ma che orrore. Come? Ma dai. Tra i due. Muoio prima io, non preoccuparti. Non credo. Vabbè, io... Almeno che tu abbia un incidente, muoio prima. L'ho già avuto. L'ho avuto il 30 luglio. Cosa è successo? Va bene. Ah, la spalla. La spalla. Poverino. Marco, grazie Ornella, grazie mille, grazie Claudia, grazie ti aspettiamo, grazie dal vivo, grazie. Ciao Ornella Vanoni, grazie per questo regalo, grazie Marco, davvero vi aspettiamo, grazie a Marco Travaglio, grazie Claudia Rossi. E immagino che per Claudia Rossi ci sarà tanto lavoro, perché ci sarà tanto da sclippettare con Ornella Vanoni. Sarà un bel periodo. Allora, grazie a voi, noi diamo appuntamento a domani mattina, per chi non è stato fortunato, perché purtroppo i biglietti per il concerto di Alice sono andati sold out esauriti in pochissimi giorni. Sì. E quindi per i fortunati ci vediamo qui, e per gli altri domani mattina l'appuntamento è alle 10.30 quando entreremo nel vivo degli dibattiti, degli incontri politici, e capiremo cosa vuole il centrosinistra e cosa vuole il centrodestra. Grazie ancora, buona serata.